Ecco, prima di passare ad altri, al continuo del video, vi chiedo semplicemente di iscrivervi al mio canale, di guardare i prossimi video e soprattutto di guardare i video precedenti che ho fatto già su altre lampadine, erano due lampadine a casette, così da capire la differenza con quest'altro tipo di LED col circuito integrato. Vi faccio vedere come funziona e come riuscirla a modificare per far accendere contemporaneamente tutte e quattro le lampade a LED, le due a casette, le due praticamente a casette perché il primo è mezzo faro, il secondo è abbagliante, per farle accendere tutte e quattro contemporaneamente. Iscrivetevi al mio canale e dopo sotto in descrizione vi lascerò tutte le informazioni per acquistare questo e tutti gli altri miei video precedenti inerenti alle lampadine a casette. Ecco, i LED in questione sono proprio questi. Ora vi faccio vedere direttamente da Amazon qualche foto, poi non vi preoccupate che vi faccio vedere il prodotto direttamente. Sinceramente sono decine di giorni che l'ho acquistate, sono H4 e comunque sia mi ci sono trovato molto bene. Come vedete, prezzo è 48 euro, LED d'ultima generazione, tecnologia integrata all'interno del LED con uno schedino di controllo. Dai, ora vi faccio vedere il resto. Cosa c'è nella confezione? Nella confezione c'è sta il kit H4 che ho acquistato a LED su Amazon, dove sotto in descrizione troverete il link per acquistarlo e vi farò vedere anche altri due video che vi spiegherò la differenza tra questo tipo di LED e altri due tipi di LED che ho acquistato precedentemente. Nella confezione troviamo lampadina H4. Molto bella, pratica, compatta. Di carino c'ha che praticamente il dissipatore è quadrato. Questo qui blu non è plastica, è in metallo. Però se volete basta svitarlo, copre soltanto la ventola, riuscite a eliminarlo. Divisibile. Questi LED sono veramente soddisfatto perché, a parte che le basette, il corpo lampada è uguale per tutti i LED, perciò se ci vedete una casetta, e volete montarlo, spostare la basetta, riuscite tranquillamente a acquistare delle basette separatamente per riadattare il LED su qualsiasi altro tipo di faro. Come vedete, ho acceso l'alimentatore, ho regolato il voltaggio a 14,5 come se fosse una qualsiasi macchina. Ora vi faccio vedere che praticamente possiamo accendere prima uno su questo pin qui e poi l'altro LED, questa è l'abbagliante. Se noi andiamo a fare il collegamento di entrambi, non è come pensate voi che praticamente si accendono tutti e due LED, o switcha uno o switcha l'altro, o switcha uno o switcha l'altro. Io faccio contatto a tutti e due, vedi? Questo è per quello che si riesce a vedere. Io l'ho smontato completamente il LED perché sono un po' ammalato e vi volevo far vedere all'interno che cosa c'è. C'è il circuito, la circolazione con una ventolina. La ventola parte soltanto quando il circuito registra che c'è una determinata temperatura all'interno del LED. Questa è tutta la circuitazione. Poi c'è questo qua il negativo per entrambi, positivo del mezzo faro e positivo dell'abbagliante. Ok, se uno volesse e vuole accendere tutti e due i LED contemporaneamente, basta che qui lascia uguale, che su questo lo lascia uguale e fa un ponticello su queste due estremità,
quest'altre tre coppie di LED, tre coppie di cavi, perché sono 3, 3 e 3, e riesce ad... Ecco. Facendo il ponte tra questi due, tra il primo e il secondo in uscita, si permette di accendere tutte e due le coppie dei LED contemporaneamente. Vediamo se riesco a farvi vedere. Così è una, così tutti e due. Uno e due, ecco, vedete? Così se uno è mezzo smanettone riesce perfettamente a raddoppiare la potenza del fascio, la potenza della lampada. Se uno qualora avesse timore, ah no, ma perché è brutto che questo qua è cinese, c'è de plastica, no, questo come già detto in precedenza è semplicemente una copertura per farlo tuning, più tamarro, che comunque sia, se uno vuole tenere così più elegante riesce a farlo tranquillamente. Ora rimonto la lampada e vi faccio vedere. Praticamente che c'è di bello questa tipologia di LED? Ormai già da tempo non ci sono più i LED questi senza basetta. Prima i LED erano se corpo lampada e corpo dove si inserisce nel faro. Era tutto unico, saldato, praticamente fissato. E era complicato riuscirli a montare. Questi LED in più che cosa c'hanno? C'hanno la possibilità di inserire prima il piattello nel faro, inserire la molletta e semplicemente fargli fare l'incastro. Ok, questo in più, oltre che fargli l'incastro, tenendo fermo completamente il LED, mo è più semplice girare l'incastro che il LED, però vi faccio vedere. Gira, ruota a 360 gradi, perciò comunque sia riuscite per forza a fare un fascio con questo disegno su entrambi i fari, perché regolando il LED, la posizione dei due LED, la lampada mi permette di essere regolata. Poi questa dei tre LED, per finora ne ho provati tre, ci ho fatto tre video separati, che c'ha di bello? Che non so se riuscirete a vedere qua all'interno. Ecco, vedete scanalature? Ecco qua questa scanalatura permette di far entrare questo dente e vi fa fare l'incastro. Facendovi fare questo incastro, sto modo clock, non vi fa più uscire invece il LED. Ok, che mi è capitato? Un'altra tipologia di LED che ho acquistato precedentemente aveva questo O-ring che è di battuta, un altro qui sotto al centro e un altro superiore. Però la basetta è simile a questa, praticamente uguale, ma non aveva queste due tacche che non ti fanno più uscire il LED. A meno che uno non lo vuole smontare, perciò questa finora dei tre tipi è il miglior tipo di lampada. In più mi sono accorto che all'interno, come già vi ho fatto vedere, c'è tutto il circuito che vi permette di che permette alla lampada di raffreddarsi meglio grazie al controllo della temperatura. Questa ventolina qui dietro riesce a girare più o meno velocemente in base al calore che rivela all'interno del faro sul LED, sul corpo della lampada. Per farvi capire meglio la differenza tra i tre LED, sotto in descrizione vi lascerò il link della tipologia
della lampada a casette, delle due lampade a casette che ho confrontato direttamente, ho montato sul faro e vi faccio vedere sulla moto come fanno il fascio. Il link per acquistare questa H4 e le due altri tipi di H7, perché tutte e tre sono valide. Io sul canale cercavo di portare soltanto roba valida, ne provo demondezza, però quella la lascio così, non ce la porto, non gli faccio il video se non merita comunque si adesso è fatto. L'unica cosa che vi chiedo è se vi è piaciuto, che trovate interesse, fate qualche domanda e lasciatemi un mi piace. Potete fare direttamente gli acquisti tramite link affiliati che vi lascerò sotto. Cioè, cercate di partecipare un po' di più al canale. Comunque sia, io vado un po' alla vanvera perché non so, non riesco a capire ancora che cos'è che vi piace particolarmente. Però, se voi fate qualche proposta, vediamo se riesco o a portarvela o comunque sia a parlarne e spiegarvi. Mo nel frattempo sto facendo queste 3 o 4 prove con questi LED, questi video, poi sicuramente farò anche una spiegazione della tipologia di LED montati, che questi sono LED Samsung e Philips. Poi ci sono quelli con i LED più grossi con una specie di gomma superiore e quelli sui COB. Prima ancora quelli c'è sta LED super gigante che non fa più e ci sono, questa è l'ultima tipologia di LED. Quello con la gommina sopra, il cob, è precedente a questo, ha già 5-6 anni. Quello con leddone grosso unico, uno per lato, ho fatto a tre triangolare con tre led differenti, lunghi grossi sulla lampada. Quello è proprio uno dei primi tipi di led. Comunque sì, insomma, ce ne sta parecchio da parlare. Iscrivetevi come sempre e vi ringrazio.